Corso Regina Margherita, i lavori infiniti. Sono partiti i lavori da novembre e a tuttora oggi non si sanno ancora quali siano i risvolti. Oggi manifestazione davanti al Comune degli Operatori Commerciali. Il deserto di Corso Regina Margherita, un tempo il cuore pulsante di San Giovanni Rotondo. Qui c'è la storia, una storia ormai devastata. Le attività ormai sono sul lastrico, negozi vuoti e un unico cartello che chiede giustizia. E a questo che oggi operatori commerciali, residenti e amici chiedono spiegazioni. Diventa sempre più numerosa la presenza di residenti e operatori commerciali pronti a discutere ed avere chiarezza da parte delle istituzioni. Sindaco e centro storico, signor sindaco, esca fuori, faccia l'uomo, vogliamo una risposta. Noi abbiamo, e queste sono tutte atti scritti, non è che sono chiacchiere, tanto ci saranno le interpellanze e risponderemo anche con gli atti scritti. Visto che c'è stata l'inadempienza da parte della ditta fino alla settimana scorsa, noi e non avevamo da parte loro nessuna rassicurazione, se non è arrivata una PEC giorno 1 in via... Allora, le penali, signora, c'è dietro di lei l'ex assessore ai lavori pubblici, le penali intervengono nel... La ditta ha 6 mesi di tempo di lavori per terminare i lavori, 6 mesi dal primo, sì, dal primo ho letto inizio, il bando. Dal primo inizio del lavori. Dal momento della sospensione si prendono a conteggiare i giorni necessari all'ultimazione dei lavori. Attualmente la ditta non ha superato quel termine, di conseguenza noi non potremmo applicare, non possiamo, non è che non potremmo, non possiamo applicare nessuna penale. Allora, sabato era il giorno 1, arrivata quindi sabato, in cui ci comunicavano che stamattina avrebbero ripreso i lavori. Stamattina, adesso noi stavamo in riunione con il RUP, il dirigente e il sindaco. L'impresa caporale affermava, infatti adesso il RUP Matteo Russo doveva andare a verificare, affermava che c'erano le maestranze su Corso Regina Margherita che volevano, sto dicendo che Matteo Russo si doveva andare ad accertare di questo, perché io stamattina alle 8 sono andato lì e non c'era nessuno. Matteo Russo è andato alle 8:30, non c'è nessuno. Allora, e quindi non si è presentato nessuno. Attività intraprese, ci sono delle attività intraprese dall'amministrazione che il direttore del lavoro non conosce neanche, ma sono state soltanto menzionate nell'ordinanza che ho letto qualche giorno fa. Quindi il direttore del lavoro è all'oscuro di iniziative intraprese dall'amministrazione, dall'ufficio, non so da chi. Per i precedenti sottoscritti e firmati, ai quali io do valore legale, nel momento in cui sottoscrive un contratto in cui mi dice giorno dopo inizi, io mi aspetto che il giorno dopo inizi. Stamattina l'ennesimo inizio del lavoro. Prima di scendere alla ditta, io voglio sapere se sono arrivati a liberare. Sapete dov'è?
No,